Francesco, buongiorno! Buongiorno! Francesco, non la portiamo troppo a lungo, che cosa facciamo vedere oggi ai nostri amici? Dici! Serve per lasciare... Dici! Allora, questo qua, se ve lo dico io perché lui non lo sa, questo qua serve per far sì che l'aspiratore rimanga acceso anche quando spegnete la luce del bagno, ovviamente quando l'aspiratore è collegato sull'interruttore della luce del bagno. Adesso Francesco vi fa vedere come si monta. Sigla! Allora, la prima cosa da fare è aprire l'aspiratore. L'aspirt timer per molti modelli di aspiratori ha addirittura il suo alloggio dentro l'aspiratore stesso, se parliamo di aspiratori aspira ovviamente Fantini, ma se non dovessi averlo, come per esempio in questo caso, non è un problema, lo possiamo posizionare anche nel cartongesso o sopra l'aspiratore stesso. La prima cosa da fare è collegare i due fili, quello giallo e quello nero, che escono dall'aspirt timer sui due morsetti dell'aspiratore. Poi dobbiamo portare l'alimentazione sulla speed timer e sui morsetti 1 e 3. Adesso prendiamo due pezzi di filo, li attacchiamo insieme e li mettiamo dietro uno dei due morsetti dell'interruttore, quindi dietro lo stesso morsetto li mettiamo. Di questi due fili, uno lo attacchiamo sulla lampada e uno lo attacchiamo sul morsetto 2 della speed timer. Adesso sull'altro morsetto dell'interruttore attacchiamo un cavo che porteremo sul morsetto 1 dell'aspirt timer, quello dove prima abbiamo attaccato già la corrente. Adesso dall'altro filo della lampada attacchiamo un altro cavo che porteremo sul morsetto numero 3 della speed timer. Adesso, se abbiamo fatto tutto correttamente, quando accendiamo la luce e poi la rispegniamo, l'aspiratore dovrà rimanere acceso per un periodo di tempo che comunque può essere impostato attraverso la rotellina che vedete sulla speed timer. Ok Frank, proviamo, vediamo che cosa abbiamo combinato. Vai, accendiamo, parte l'aspiratore, spegni la luce. Adesso ovviamente il video lo tagliamo perché passerà un minuto prima che l'aspiratore si spenga, però vi ricordo che lo potete impostare, mi pare, fino a 30 minuti dopo lo spegnimento della luce. Come puoi vedere, l'aspiratore si è fermato, ok? Senza che nessuno facesse niente. Quindi abbiamo fatto bene, abbiamo montato tutto a posto. Ok, come al solito, se hai dubbi, domande, info@mbstore.com, lascia un commento sotto questo video Facebook, lascia un commento su YouTube, lasciate mi piace, condividete, mi raccomando, non vi fate ripetere sempre. Come non vi dovete far ripetere sempre che... Con la corrente non si scherza. Non si scherza, ok? Poi rimanete vicino all'aspiratore e poi dice è colpa di Gianluca. No, non è colpa di Gianluca, è colpa vostra che non chiamate un elettricista se non sapete fare. Chiamate l'elettricista sempre. Ok? Un saluto da Gianluca. Francesco. E da mbstore.com. Ciao!